Non basta tagliare la malaerba in superficie, perché la malaerba in superficie viene tagliata, lavoro di magistrati, forze di polizia, lavoro delle prefetture. Dobbiamo estirpare il male alla radice, e estirpare il male alla radice è un impegno culturale, educativo, di politiche sociali. Don Luigi Ciotti parla a Trani durante un appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della legalità e della lotta contro le mafie, dal titolo A forza di essere vento nella comunità controvento, uno dei 3 beni immobili appartenuti ad Anacondia passati nella disponibilità della collettività. Non dobbiamo dimenticare ciò che di positivo è stato fatto, ha spiegato il fondatore di Libera, sottolineando che ancora c'è qualcosa che non funziona. La stima e la riconoscenza per quanti sono impegnati, ma è 170 anni che parliamo di mafie e dobbiamo anche dirci che l'ultima mafia è sempre la penultima, perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo rigenerarsi e vediamo anche recentemente che si rigenerano. Allora ci chiediamo che cosa stiamo facendo con i giovani, quali servizi, quali spazi, quali opportunità offriamo ai nostri ragazzi nel nostro paese. Una riflessione che diventa occasione per discutere del riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, ecclesiastici ed esponenti della società civile, per condividere esperienze, testimonianze e rinnovare l'impegno nella promozione della legalità e nel sostegno alle vittime di violenze e abusi. Oltre a tutto quello che si fa come contrasto giudiziario, che ancora non è sufficiente, dobbiamo moltiplicare le risorse, moltiplicare i risultati, è necessario anche che vi sia una collettività pronta a coglierli. L'antimafia sociale serve anche a questo. Se non hai degli interlocutori seri, questo non lo puoi fare. Tempo.